Urban Deco, effetto spatolato. Urban Deco è la nuova collezione di effetti decorativi materici di Sikkes che si ispira al cemento e lo propone in diverse lavorazioni e stili. Ricrea un mood industriale che è in grado di conferire all'abitazione eleganza e modernità allo stesso tempo. L'effetto spatolato ripropone la naturale percezione tattile del cemento patinato, molto ricercata negli ambienti urbani. Attrezzatura. Per ottenere questo effetto è necessario pennello a setole morbide o rullo a pelo medio, frattazzo d'acciaio, spatola triangolare in metallo, spugna sintetica tipo a mezzaluna, rullo a pelo medio. Prodotti: fondo Alpha FX Micro, intermedio Alpha Urban Deco Base, finitura Alpha Urban Deco Top. Fase 1. Preparazione del supporto. Prima di applicare i prodotti, verificare che la superficie sia pulita, asciutta, priva di polvere e crepe e che la tessitura sia regolare. Per superfici sfarinanti o rasate con stucchi poveri, utilizzare un fondo consolidante a solvente. Applicare una mano di fondo Alpha FX Micro nel colore corrispondente alla finitura, diluito al 20-30% in volume con acqua. Fondo Alpha FX Micro è un fondo uniformante e va diluito al 20% in volume con acqua se applicato a rullo, fino al 30% in volume con acqua se applicato a pennello. Essiccazione 12 ore. Fase 2. Applicazione del prodotto intermedio. Applicare una rasata uniforme di Alpha Urban Deco Base con frattazzo d'acciaio, operando leggere spatolate incrociate e lisciando la superficie. Focus. È importante prestare attenzione a questa fase della lavorazione, poiché determinerà la tessitura finale dell'effetto. Essiccazione 12-24 ore. Dopo aver atteso 12-24 ore per la completa essiccazione, eliminare eventuali sbavature o creste eccessive tramite una spatola triangolare in metallo. Eventuali sbiancature della superficie verranno mascherate dalla mano successiva. Fase 3. Applicazione della finitura. Applicare una mano non diluita della finitura Alpha Urban Deco Top con rullo a pelo medio, rimuovendo a prodotto ancora fresco l'eccedenza di materiale con una spugna sintetica, tipo a mezzaluna, per evidenziare la tessitura creata con la mano precedente e ottenere una patinatura superficiale. Durante la posa occorre evitare la formazione di giunte, lavorando fresco su fresco tra una ripresa e l'altra. Focus. La regolarità dell'effetto finale ottenuto dipende molto dalla scelta applicativa del decoratore. Eventuali irregolarità devono essere considerate come una specificità tipica di questa lavorazione artistica e artigianale. Urban Deco è molto versatile e si presta sia a contesti commerciali che residenziali, come loft urbani, ma anche piccole abitazioni che ricercano dettagli unici, per dar vita ad ambienti moderni dalla sofisticata atmosfera metropolitana. Per concludere, una sintesi delle fasi principali per ottenere questa finitura. Dalla fase 1 alla fase 3. Attrezzatura. Pennello a setole morbide o rullo a pelo medio. Rullo a pelo medio. Frattazzo d'acciaio. Spatola triangolare in metallo. Spugna sintetica tipo a mezzaluna. Prodotti. Fondo Alpha FX Micro. Intermedio Alpha Urban Deco Base. Finitura Alpha Urban Deco Top. Ciclo di applicazione. Una mano di fondo Alpha FX Micro nel colore corrispondente alla finitura. Una mano di Alpha Urban Deco Base. Essiccazione 12-24 ore. Eliminare eventuali sbavature o creste eccessive. Una mano di Alpha Urban Deco Top.